Le loro voci potrebbero ritornare a riecheggiare tra le vie del centro storico il Venerdì Santo, ad avvolgere i fedeli e la città lungo tutto il percorso, in cui le ladate dei fogliamari scalzi e le preghiere dei devoti, molti di loro a piedi nudi, l'odore dell'incenso, il lungo corteo formato dal clero e anche dalla maestranza vestita a lutto, accompagnano lungo il tradizionale tragitto il crocifisso ligneo di colore nero portato a spalla, a partire dal santuario che si trova nel quartiere di San Francesco, una processione che in questi anni di pausa è mancata soprattutto agli appartenenti all'associazione Fogliamari e devoti del Santissimo Crocifisso, Signore della città. A noi ci è mancata la protezione in se stesso, però il Cristo non ci manca mai perché per noi fa parte integrante della nostra vita, diciamo. La possibilità di ritornare a celebrare il Venerdì Santo in modo tradizionale viene accolta favorevolmente dall'associazione, che valuta però anche un'alternativa in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria. In questo momento abbiamo due piani. Il piano A, se tutto procede per il verso giusto, si farà la processione. Per le cose ministeriali, diciamo, non dovrebbe cessare l'emergenza sanitaria, il piano B. Il piano B sarebbe che porteremo il crocifisso nello spazio qua davanti alla chiesa e noi con il nostro saio, con i piedi scalzi, laveremo il nostro Cristo, diciamo. Per noi sarà Venerdì Santo, solo che mancherà la processione. Ci atterremo alle normative che darà, diciamo, daranno le autorità, diciamo. Poi speriamo nell'aiuto del Santissimo, ma noi ci terremo, diciamo, alla disposizione ministeriale. La processione del Venerdì Santo raccoglie numerosi fedeli mossi da una grande devozione. Le attese sono tantissime, speriamo che la prudenza, la responsabilità di tutti i cittadini rallenti questo vortice di nuovo che si sta sviluppando del Covid e possiamo anche esprimere la nostra fede. È una devozione popolare, ma che è certamente tanto ricca e tanto espressiva della propria fede. C'è una specie di compenetrazione perché vedere il Cristo crocifisso che continua, diciamo, a sconvolgere l'opinione di tutta l'umanità, credenti o non credenti. Vedere un uomo giusto, perché anche i non credenti ritengono il Cristo un uomo giusto, un uomo saggio, sapiente, condannato ingiustamente. Però ecco, la gente segue con raccoglimento, tutta la processione e anche con preghiere, con suppliche. Se poi noi andiamo un po' indietro nei secoli in cui si è sviluppata la devozione al Cristo crocifisso, ci rendiamo conto come davvero la gente e i fedeli sentono che è lui il protettore della nostra vita, della nostra esistenza.